Siete pronti per la parola? Amen. Quanti sono pronti per la parola? Amen. Ah, anche da casa, fede che siete pronti. Vogliamo iniziare con una domanda e finire con una risposta. Per avere risposte occorre fare domande. La domanda sarà subito dopo che vi ho letto questo brevissimo passo che si trova al capitolo 14 degli Atti, in cui a Listra, predicato qualche tempo fa su Listra, è scritto che c'era un uomo che era paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto, e siccome era zoppo fin dalla nascita non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, state attenti a questo, egli udì parlare Paolo, amen? Non vide miracoli, non vide avvenimenti straordinari, ascoltò una predica. State seguendo. Il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Wow! Un bel miracolo, vero o no? Attenti. Egli udì parlare Paolo. Paolo vide che aveva fede. Da dove gli veniva quella fede? Da ciò che Paolo aveva detto. Vero o no? Egli udì parlare Paolo. Questa è la prima cosa che accade. Paolo da parte sua vede che quest'uomo, paralitico dalla nascita, ha fede per essere guarito. Da dove è venuta a lui la fede? Ce l'aveva di suo? No. La Bibbia dice, egli udì parlare Paolo. Ciò che Paolo disse produsse in lui la fede. Romani 16, 17 dice, ora la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Amen. Quanti di noi vorrebbero una fede così? Alla fine, il miracolo è avvenuto non per la fede di Paolo, ma per la fede del paralitico. Vero o no? Paolo vide che aveva fede e gli disse, alzati in piedi, ma glielo disse perché vide la fede. Quando una persona ha la fede gliela puoi vedere in faccia, così come puoi vedere quando una persona ha il dubbio. In poche parole, lui si accorse che la predica che aveva seminato era caduta in un cuore disponibile e aveva prodotto la fede, quella che Gesù chiama abbiate la fede di Dio, non la vostra. Amen. Dio è un Dio di fede. Paolo dice, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, Dio ha parlato e le cose sono accadute. Amen. Nello stesso modo noi siamo creati nella sua immagine e possiamo creare delle realtà. Ovviamente non siamo il Padre Eterno, però possiamo creare e avvengono miracoli quando noi parliamo per la fede che riceviamo. Però attenti, e lì di parlare Paolo, questa è la chiave del miracolo. La domanda è, che cosa disse Paolo di così particolare per creare una fede così potente, piccola come un granello di senape, ma così potente, da far sì che quell'uomo aveva fede per essere guarito? Attenti, Ebrei 11:1 dice, la fede è la sostanza delle cose che si sperano. Vuol dire che quell'uomo già aveva la sostanza della guarigione. Mancava solo una cosa, che Paolo rilasciasse la parola. Amen? Paolo ha predicato qualcosa che ha creato la fede in quell'uomo. È vero o no? L'uomo non è guarito per la fede di Paolo. L'uomo è guarito per la fede che è venuta dalla predicazione di Paolo. E io sono venuto qui per dirvi cosa ha predicato Paolo. Questo è Atti capitolo 14. Gli americani dicono, meglio che apriate le orecchie adesso, anche da casa, aprite, spalancate le orecchie, soprattutto il cuore. Il capitolo precedente e l'inizio di quel capitolo, ma soprattutto il capitolo precedente, che è il capitolo 13, ci dice cosa Paolo ha predicato e perché quell'uomo ha avuto quel risultato. Se vogliamo vedere quei risultati, dobbiamo predicare quel messaggio. Provo con te. Se vogliamo vedere quei miracoli, dobbiamo predicare quel messaggio. Amen.
Amen? Partiremo da qui, prima di arrivare a Atti 13. Isaia 55, 14 lo prenderemo all'inizio e alla fine di questa predica. Faremo come un sandwich. No? Prenderemo questo passo all'inizio e questo passo alla fine. Dice così: tu sarai stabilita fermamente nella giustizia. Se avete ascoltato due insegnamenti che ho fatto a Napoli, ho parlato su questo riguardo alla liberazione. Se non avete ascoltato, sono su YouTube. Sarai lontana dall'oppressione perché non avrai niente da temere, dalla rovina perché non si accosterà a te. Il cuore del messaggio di Paolo è questa parola che io ho evidenziato in giallo: giustizia. Amen? E lo vedremo questa sera. Atti 13. Andiamo a vedere il messaggio di Paolo. Essi, Paolo e Barnaba, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia. Ok, al di là del fatto geografico, sono dei posti che si trovano in Asia Minore, in Turchia, oggi in Turchia. Questi tre non, questi tre toponimi, cioè questi tre luoghi, hanno una rivelazione dei loro nomi. Perga, la stessa radice da cui viene Pergamo, vuol dire terreno. Antiochia vuol dire spinto contro, opposizione. Anti, come anticristo, anti vuol dire al posto di, anti, ma vuol dire anche contro. Pisidia vuol dire peccaminosa. La rivelazione è questa: quando stai per andare su un terreno dove c'è un'opposizione e c'è peccato, devi predicare il messaggio che Paolo ha predicato lì. Amen. Amen. Noi siamo sulla terra, non siamo in cielo. È vero o no? Sì. La terra non è perfetta fin quando Gesù non tornerà. Amen. Questa è Perga. Spinto contro, opposizione. Tutti noi predichiamo e c'è sempre un'opposizione da parte dell'nemico, che usa persone chiaramente. C'è un'opposizione e c'è peccato. Queste sono le tre condizioni in cui noi ci troviamo a portare il Vangelo sulla terra. Siamo sulla terra, terreno, Perga. Abbiamo opposizione come cristiani. Se non ce l'avete, dovete nascere di nuovo. E ci troviamo in luoghi dove c'è il peccato, perché dove c'è l'uomo c'è il peccato. Spesso queste tre dimensioni sono quelle che spaventano i cristiani. Io vorrei già essere in cielo. Quindi viene qualcuno scritto nei commenti: Gesù torna presto. Aspetta, fai iniziare la stagione del tonno adesso. Fammela finire. Aspetta, sorella. Due, c'è opposizione. La mia famiglia non accetta Gesù. Mio marito è un anticristo. Il suocero è il babbo dell'anticristo. Opposizione. Ce l'hanno con me nel luogo di lavoro, mi ostacolano. In Toscana succede, sono contento che nelle Marche no, ma in Toscana succede. E poi c'è peccato dappertutto. Hai scoperto, quando sei arrivato a Cristo, che credevi che la Chiesa fosse il luogo, io come mi sono convertito, adesso va, entrerò in una Chiesa e lievitano tutti, camminano sulle acque. Invece mi sono accorto che erano persone come me, con i loro problemi, i loro difetti, i miei peccati, i loro peccati. Che ci piacciono. Quindi queste tre rappresentano tre dimensioni in cui noi ci troviamo a vivere Cristo nel mondo. Siete d'accordo? Sì, sì. Ok. Il messaggio che dà Paolo è la chiave per sfondare questo muro. Amen. Ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. Guardate la saggezza di Paolo e Barnaba. Siamo qui per imparare cose che, se mettiamo in pratica, funzioneranno alla grande. Sapete quante volte abbiamo fallito nel portare qualcuno al Signore? Non perché i cuori non erano pronti, ma perché noi abbiamo fatto degli errori. Anch'io. Un errore comune: presentarsi con una bella Bibbia. Le persone non sono nate nuove, non vogliono. Porti 66 libri. Quello manco uno ha letto in vita sua. Tu gliene porti 66. Non andare, ma bravo. Noi siamo la lettera che loro leggono. Amen. Poi dopo leggeranno la Bibbia, invece partiamo da: guarda, la Bibbia dice quello, di guarda, dice, a me non creano la Bibbia, dice la Bibbia. Ho vissuto 50 anni senza e posso dire gli altri 50 anni senza. Ma se tu, la tua vita parla, quello tutto lo possono leggere, è vero o no?
E guardate, loro entrano in sinagoga e si siedono. Quanta gente nella chiesa sgomita per farsi largo e dire qualcuno mi ascolti. Strategie, 50.000 post, domani faccio la diretta, poi dopo un'ora te lo ridico, mi raccomando collegati, condividi. Loro sono entrati in sinagoga, non hanno chiesto niente, si sono seduti. Numero uno, riposo. Numero due, lascia che sia Dio ad aprire le porte per te. Amen. Amen. No, io te lo chiedo alla pastora, avrei una parola. Se hai una parola, Dio aprirà la strada a quella parola. Più tu riposi, più porte si aprono. Ripeti con me. Amen. Le porte si aprono quando tu ti siedi. Volete vedere come si aprono le porte? Loro entrano e stanno al culto. Non era un culto, era la sinagoga. Però è come dire, noi andiamo e ci mettiamo a sedere da una parte. Se Dio mi ha dato una parola, Dio è responsabile di aprirmi la porta senza bisogno che io vada a fare strategie o forzare le situazioni. È così. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Ed ecco che quando loro si sono seduti, le porte si sono aperte. Amen. Che bella la Bibbia. Amen? C'è un problema però. Mai dire a un predicatore di grazia se è una parola di là. Ma grosso errore ha fatto il rabbino della sinagoga. E Paolo ovviamente non se l'è fatto dire due volte. Però vedete? Non è stato lui ad aprire la porta, è stato Dio ad aprire la porta. Amen. Loro si sono seduti. Amen. E iniziano una predica ad ebrei. E Paolo fa una predica partendo dalla fuga dall'Egitto, su tutta la storia di Israele fino ad arrivare a Davide, la genealogia del Messia. Perché? Perché parlava ad ebrei. Ora oggi non hai bisogno di fare tutta la genealogia, perché lui doveva accreditare biblicamente che Gesù era il Messia. E quindi parlando di lei fa tutta una carrellata dalla fuga d'Egitto, dall'apertura del Mar Rosso fino a Cristo. Poi al verso 38 dice così: vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui ha appena parlato di chi? Di Gesù. Vi ha annunciato il perdono dei peccati. Amen. Questo è il cuore. Perdono dei peccati uguale giustizia. È la stessa cosa. Se le mie colpe sono perdonate, io da peccatore divento giusto. E per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Wow! Era una rivoluzione incredibile, perché secondo la legge tu eri giustificato per le tue opere. Invece Paolo dice chiunque, ebreo, non ebreo, chiunque crede soltanto è giustificato di tutte le cose. Di quante? Tutte. C'è qualche peccato che resta fuori da tutte le cose? No. No. Se Cristo è morto per tutti i peccati, chiunque crede in lui è giustificato di tutte le cose. Questa fede nella giustizia produce quello che vi ho detto prima. Sarai stabilita fermamente nella giustizia. La fede nell'essere giusti stabilisce la nostra vita, la rende stabile. Dice qualche verso prima: io fonderò le tue fondamenta nell'antimonio, cioè sarai stabile, non sarai mai scrollata. Amen? Dopo il bene. Delle quali voi non avete potuto essere giustificati per mezzo di della legge di Mosè. Ora, in Galati 1:6-9, io ho scoperto una cosa straordinaria. Una delle tante cose strane che spuntano quando vai a prendere i testi originali. Quello che Paolo ha appena predicato è il Vangelo. Per essere perdonati dei peccati non c'è bisogno di ravvedersi. Che è quello che fa saltare. I religiosi impazziscono. Gli viene fuori il demone dalla ragione, escono fuori, perché tu ti devi ravvedere. Domanda: compare il ravvedimento qui? No, perché il ravvedimento vuol dire cambio di mente. Dopo lo vedremo. E alla chiesa dei Galati dice così:
Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia a un altro Vangelo. Allora, quello che abbiamo letto è il Vangelo di Paolo. Quello che abbiamo letto è ciò che quel paralitico ha sentito. Quel messaggio ha tolto il senso di colpa dal cuore di quell'uomo e ha prodotto la fede. Sai perché? Perché un salmo dice: egli perdona tutte le tue colpe, finite il verso dopo, e guarisce tutte le tue malattie. Dice così? Ok, se lui mi dice che ha perdonato le mie colpe, sono guarite anche le mie malattie. Logico? Logico. Ora attento. Dice la traduzione italiana: colui che vi ha chiamati mediante la grazia. Poi sono andato a vedere il testo originale, dottoressa in greco antico, mi supporti se sbaglio. Il testo originale dice così: taumazo odiuto stacheos metadideste apotucalesanto siumas en cariti eis etero evangelio. Dice così? Quel giallo è quello che io sopra ho riportato come tradotto dalle nostre Bibbie, mediante la grazia. Ma el cariti non vuol dire mediante la grazia, vuol dire vuol dire nella grazia. Dio ci ha chiamato nella grazia, non ci ha chiamato mediante la grazia. Dio ci ha chiamato a stare el cariti, el dativo, vero? Complemento di stato in luogo, figurato in questo caso. Stare dentro la grazia. La grazia non è la dottrina di Mario Marchiò, Walter Biancalà. La grazia è il Vangelo di Paolo. E loro cosa avevano fatto? Avevano iniziato con la grazia, poi c'era poi andato qualcuno a parlare della ipergrazia. Allora sono spaventati. Ma voi siete seguaci di Paolo? Guarda che Paolo predica l'ipergrazia. No? Ah, scusa, ma te come la chiami questa? Vi annuncio il perdono dei peccati senza ravvedimento e per mezzo di lui. Chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Come lo chiamate voi questa? Ipergrazia. Allora qualcuno era andato nella chiesa dei Galati, io ho anche idea di chi fosse, ma non lo dico, sono bravi. Ho motivi per credere che fosse qualcuno che ne conosciamo molto bene. È quello che voleva essere sempre il primo. E infatti Paolo dice: io gli ho resistito in faccia perché scandalizzato. Paolo affrontò duramente su questo, probabilmente perché lui non aveva piena la rivelazione della grazia come Paolo ce l'aveva. Comunque, qualcuno era andato nella chiesa a dire: ma voi non potete credere, questa è ipergrazia. Sì, crediamo nella grazia di Dio, ma voi dovete fare quello, dovete circoncidere, dovete seguire la legge, perché Cristo non è venuto a volere la legge e tutto. Allora i Galati cosa avevano fatto? Erano passati dalla ipergrazia al Vangelo misto. Guardate, ha un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano. In piombinese si direbbe in un altro modo, invece la Bibbia parla in maniera corretta, dice vi turbano, in piombinese si direbbe in un altro modo. Sai quelli che ti cominciano a tormentare, credere lì per grazia, e non credere nell'avvenimento, e non credere nella legge, tu. Alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire. Un'altra traduzione dice pervertire, cioè alterare il Vangelo di Cristo, cambiarlo un po'. Ma anche se noi ho un angelo del cielo, notate, non dice un angelo dell'inferno, dice un angelo del cielo, vi annunciasse un... Se vuoi vedere i risultati di Paolo, devi predicare il Vangelo di Paolo. Abbiamo visto in questi due giorni accadere delle cose straordinarie. Abbiamo visto persone liberate da potenze demoniache in pochi istanti. Abbiamo visto persone guarite, persone salvate, persone battezzate nello Spirito Santo. Perché? Perché è il Vangelo. E lo Spirito Santo conferma il Vangelo. Da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema. Anatema vuol dire maledizione. Sotto il vero Vangelo c'è salvezza, libertà, vita, guarigione, liberazione. Sotto l'altro Vangelo c'è anatema. Domanda: tu vuoi stare sotto il favore di Dio o sotto la maledizione? Favore. Devi scegliere che cosa ascolti.
da quello che tu ascolti è il frutto che tu avrai. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che, avete ricevuto, sia anatema. Quindi non una maledizione, ma una doppia porzione, non di spirito, ma di maledizione. Attenti, nel capitolo 20, 7 capitoli più avanti, Paolo fa un incontro con i leader, a quel tempo si chiamavano presbiteroi, cioè gli anziani, della chiesa che i teologi ci dicono fosse la chiesa più spirituale di Paolo. Sapete qual era? La chiesa di Efeso. Dicono che la chiesa di Efeso fosse arrivata a 80.000 membri. Altro che le mega church americane, quel tempo là, 80.000 membri, dicono, la chiesa di Efeso, che fosse una chiesa davvero spirituale, una chiesa sana. Paolo è l'ultima volta che vede i leader di Efeso, perché lui sa che la sua ora è arrivata. E da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Qui sarebbe da aprire un capitolo, ma non lo apro perché ho solo 48 anni e vorrei vivere un altro. Quindi non lo aprirò. Quando giunsero da lui, disse loro: attenti, ha chiamato i leader della chiesa. Vuol dire, lui sapeva che era l'ultima volta che li vedeva. E se tu sai che vedi per l'ultima volta dei responsabili, tu dirai le cose più importanti. Vero o no? Voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo, non facendomi servire. I ministri sono quelli che servono, non quelli che si fanno servire. Perché la parola ministro vuol dire servitore. Non vuol dire qualcuno che fa il re. Vuol dire qualcuno che fa il servo. Perché Gesù, che era re, si è fatto servo dei servi. Servendo il Signore con umiltà e con molte lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. Perché? Perché i legalisti colpivano Paolo per cosa? Per grazia. È da 2000 anni che è così. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito, ascoltate qui, ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio. Visto il ravvedimento? Aspetta un po', dottoressa in greco. Il testo originale, quel davanti a Dio, dice ten eisteon metanoien, cioè di avere ten metanoien eisteon. Che non vuol dire ravvedersi davanti a Dio, ma vuol dire ravvedersi nei confronti di Dio. Perché eis, più accusativo, indica verso qualcuno, vero no? Come un complemento di modo al luogo, verso qualcuno. Di ravvedersi nei confronti di Dio, cioè di cambiare mentalità su Dio, non ravvedersi di se stessi davanti a Dio. Metanoian eisteon vuol dire di avere un cambio di mentalità nei riguardi di Dio. Lo avete visto fino ad oggi come il giudice. Dovete cambiare mentalità e cominciare a vederlo come padre. Amen. No. Però vedete le traduzioni che effetto fanno? Ravvediti davanti al Signore. No, tu ti devi ravvedere nei confronti di Dio, cioè lo hai visto sotto una luce sbagliata fino ad oggi, perché hai visto il Dio della pietra, ma non hai visto il Dio del cuore. Traduzione giusta? Passato l'esame? Sì. Ho una che ha appena fatto la maturità classica, quindi se io sbaglio a tradurre, lei mi riprende. E di credere nel Signore nostro Gesù, cioè cambiate mentalità nei confronti di Dio. Dio non è un giudice che punisce, è un padre che salva. Questo è avere echein ter metanoian eisteon. Avere il cambio di mentalità nei riguardi di Dio, nei confronti di Dio, non davanti a Dio, perché se no sembra che tu ti metti davanti a Dio, Dio! No!
cambia mentalità nei confronti di Dio, cambia pensiero, cambia metanoia, vuol dire cambiamento di pensiero, nei confronti di Dio. Quante persone nel mondo e nella Chiesa hanno paura di Dio? Perché? Perché è stato predicato un altro Vangelo, da 2000 anni. Un Vangelo di un Dio che punisce i peccatori. Quando Gesù ha detto, io non sono venuto per distruggere le anime, ma per salvarle. Amen? Continua la predica di Paolo ai leader di Efeso. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. Quante volte diciamo, Signore, fammi vedere a cosa mi chiami. Nemmeno Paolo lo sapeva. Ci sono cose che Dio ti rivela, ci sono cose che Dio ti fa vedere mentre cammini. Amen? Perché? Perché altrimenti ti spaventeresti. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia. Con gioia. La mia corsa è il servizio affidatomi dal Signore Gesù. Ok, qual è il servizio che Dio ha affidato a Paolo, a me e a te? Cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Come chiama Paolo il Vangelo? Ma voi siete quelli dell'ipergrazia? No, siamo quelli del Vangelo. Come lo chiama? Il Vangelo della grazia. Verso 25. Ed ora, ecco, io so che fra voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. Vi ho detto, è l'ultimo discorso che Paolo fa ai leader della chiesa di Efeso, perché sa che non li vedrà più. Che cosa vuol dire predicare il regno di Dio? Vuol dire predicare il Vangelo della grazia di Dio. Se tu predichi il Vangelo della grazia di Dio, stai predicando il regno di Dio. No, fratello. Aspetta. No, fratello. Sì, va bene predicare la grazia, ma dobbiamo predicare tutto il consiglio di Dio. Mai sentito parlare così? Noi dobbiamo predicare tutto il consiglio dell'Eterno. Guardate. Perciò io vi dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. È nello stesso discorso. Cosa è tutto il consiglio di Dio? Il Vangelo della grazia di Dio. Se tu predichi il Vangelo, tu predichi tutto il consiglio di Dio. Amen? Verso 28, badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge. Non badate prima al gregge e poi a voi stessi. Badate prima a voi stessi e poi al gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi. La parola è episcopoi. Episcopoi vuol dire sorveglianti, leader, ok? Leader anziani della Chiesa. Per pascere la Chiesa di Dio. Cosa vuol dire pascere? Vuol dire dare da mangiare. Che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so infatti, attenti qui, che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci. Oh, ma volete sentire una cosa incredibile? Allora, Paolo predicava il Vangelo della grazia e diceva, quando però io me ne sarò andato, verranno quelli che saranno dei lupi rapaci. Oggi chi sono i lupi rapaci? Quelli che predicano il Vangelo della grazia di Dio. C'è qualcosa che non cosa. Perché oggi i lupi rapaci sono quelli che predicano questo. Invece lui predicava il Vangelo e diceva, quando io me ne andrò, verranno lupi rapaci. Chi sono i lupi rapaci? Quelli che erano entrati nella chiesa dei Galati e che avevano portato un altro Vangelo, riportando che cosa? La legge. E oggi invece chi sono i lupi rapaci? Quelli che predicano la grazia. Attenti qui. E anche tra voi stessi, sta parlando ai leader, tra voi stessi sorgeranno uomini. Vi ricordate quando Gesù parla ai 12 e dice uno di voi vi tradirà? Le serpi non entrano mai in chiesa.
c'erano già. Lo so, mentre io parlo ti vedi il fratello con la biscia di notte. Quello che tu credevi fosse il tuo maggior sostenitore è quello che leverà il calcagno contro di te. È stato così con Gesù, è stato così con Paolo ed è così con noi. Quindi non dice entreranno da fuori le serpi, tra di voi stessi, cioè voi che oggi siete i leader, che applaudite quando io predico la grazia, tra di voi uscirà il vero vostro cuore. Fratelli e sorelle mie, è solo una questione di tempo. Prima o poi l'asino raglia. Vero o no? Può provare a far finta di essere un cavallo, ma prima o poi raglia. E che insegneranno cose perverse. E uno dice, mamma mia, di fare le orge. Cosa insegneranno? Le cose perverse? Cosa mi viene in mente? Facciamo un film a luce rossa in chiesa. Per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con le lacrime. A che cosa? Dopo lo vedremo. Attenti. Lo sapete questa parola perversa dove si trova? In Galati 1,7. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono... Cosa sono le cose perverse? Il Vangelo pervertito. Ci sono alcuni in mezzo a voi che dicono di aver accettato la grazia, ma dentro c'è ancora il legalismo. E prima o poi uscirà fuori. E cosa cercheranno di fare? Di pervertire le cose perverse, vuol dire le cose storpiate. È lo stesso verbo, aggettivo che viene dallo stesso verbo, pervertire che cosa? Il Vangelo. Le cose perverse che insegneranno questi personaggi non sono cose immorali, è il Vangelo non più della pura grazia di Dio. Noi abbiamo una responsabilità che è quella di vegliare sul nostro cuore, perché l'uomo ha sempre da qualche parte la religione che vuole uscire fuori. Lutero diceva, e lo diceva in latino, correggimi se sbaglio, Ecclesia semper reformanda est, è quella paragrafastica passiva, quella. La Chiesa deve essere sempre rinnovata, perché ognuno di noi scivola sempre verso la religiosità. Ecco perché Paolo dice, guardate prima voi stessi. Per 3 anni vi ho ammonito notte e giorno, non cadete giù dalla legge, non scadete dalla legge, scusate, dalla grazia, ritornando nella legge. Amen? Verso 31, perciò vegliate ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E adesso Paolo affida i suoi, perché sta per partire con la nave. E ora, fratelli, vi affido a Dio, leggetelo con me, e alla parola della sua grazia. Io ho predicato la grazia, restate nella grazia. En caliti. Nella grazia. La quale, a chi è riferito questo pronome? Alla grazia. La quale può edificarvi. Cosa fa la grazia? Edificare vuol dire costruire. Di, come in inglese dicono, to build you up. Per tirarti su, ti fa crescere. La grazia di Dio ti edifica. E darvi l'eredità. Cos'è l'eredità? Regnare nella vita. Sapere ciò che Dio ci ha già dato nelle mani, ciò che ci appartiene in Cristo. Qual è la nostra autorità? Quali sono i doni? Qual è l'unzione? Quali sono le promesse di Dio? Chi te le dà? La grazia di tutti i santificati, non di quelli che si santificano, di tutti quelli che sono stati santificati. Quando? Quando siete nati di nuovo. È così semplice la grazia. Quando hai creduto in Cristo, il perdono che Lui ha già dato alla croce lo ricevi nella tua vita. In quell'istante vieni perdonato di tutti i peccati. Quando Paolo ha predicato in sinagoga, cosa ha detto? In Lui vi annuncio il perdono di tutti i peccati. Nel momento che hai creduto in Gesù, sei stato lavato di tutti i peccati.
Numero uno. Il vecchio Adamo, il vecchio uomo in Adamo con la natura di morte è crocifisso e sepolto. E un nuovo essere spirituale con il DNA di Dio rinasce di nuovo. E in più viene riempito con lo Spirito Santo. Quindi uno, una nuova natura, non più umana ma divina. Due, tutti i peccati perdonati. Tre, riempito con lo Spirito Santo. Come la chiamate questa? Santificazione. Ed è quella famosa santificazione di cui l'autore della lettera agli Ebrei parla quando dice: ricercate la necessaria santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Perché? Perché se non nasci di nuovo in paradiso non ci vai. È difficile? No. No, tu ti devi santificare se non vedi il Signore, se no non vedi il Signore. No, tu non vedi il Signore se non sei salvato. Perché se non arrivi a Cristo in cielo non ci vai. Amen. Quindi numero uno, la parola della grazia ci edifica. Numero due, ci dà l'eredità. Numero tre, ci rivela che noi siamo già stati santificati dal sangue di Gesù Cristo. Amen. Ed eccolo qua il glorioso Vangelo di cui Paolo parla. Romani 1, 16, 17. Infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo. Cristo e grazia sono sinonimi. La legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Quindi dire Vangelo di Cristo, Vangelo della grazia è la stessa cosa, perché Gesù è la grazia di Dio. E perché dice non mi vergogno? Perché già al tempo di Paolo lo attaccavano perché predicava la grazia. Io lo so che c'è un sacco di gente che mi odia a morte perché predico la grazia, ma io non mi vergogno del Vangelo. Non mi vergogno, sai perché? Perché il Vangelo non parla di me, ma parla di lui. Se io mi vergogno del Vangelo, mi vergogno di lui. Perché esso è potenza di Dio. Ripetetelo con me. Esso è potenza di Dio. La preghiera non è la potenza di Dio. È buono pregare, certo, è buono avere relazione con Dio, ma non è la preghiera la potenza di Dio. E invece molti cristiani credono che la preghiera sia la potenza di Dio. No, non è vero. Vuoi un esempio? Sai quante persone aspettano la fine della predica così il pastore prega per me? Segno di cosa? Che per te la potenza di Dio è la preghiera. Perché se tu credessi che il Vangelo è la potenza di Dio, tu non metteresti la tua attesa sulla preghiera finale, ma sulla predicazione. Domanda: cosa ascoltò quel paralitico? Il Vangelo creò la fede. E quella fede gli fece sperimentare che cosa? La potenza di Dio per guarirlo. Quindi qual era la potenza? Il Vangelo. Avendo udito parlare Paolo, Paolo vide che aveva fede. Noi dovremmo predicare una cosa sola, in tutte le salse possibili, fritto, in salmì, in bianco, con la menta e l'uva passa alla siciliana. Una cosa sola, in tutte le salse possibili, il Vangelo della grazia. Amen. Se noi predichiamo quello, vedremo miracoli sempre. Io ho visto persone guarite dalle sedie, prima della preghiera, perché il Vangelo è la potenza di Dio, per chiunque crede. Certo che se stai lì e dici, secondo me c'è un sacco di cretinate, non è solo la potenza di Dio, leggetelo con me, potenza di Dio per la salvezza di chiunque. Quindi tu che sei lì o da casa che mi ascolti, c'è una parte tua che crede. Quel paralitico credente, e credendo gli fu comunicata la fede. E se lui ha perdonato tutti i miei peccati, lui ha guarito tutte le mie malattie. Amen. Ho conosciuto un uomo di Dio, è morto alla fine degli anni 90. Lui diceva: io non ministro e non prego su nessuno dove io non veda che ha creduto al Vangelo che ho predicato. E lui davvero non pregava. Lui ti guardava e vedeva se tu avevi creduto al messaggio. Io avevo in chiesa, tanto non faccio nomi, delle sorelle meravigliose a cui volevo un bene dell'anima. Finita la predica, venivano da me dopo un'ora di predica, a agosto, un caldo che sudavi l'acqua del battesimo.
E dice, avevi finito gli zuccheri, i lipidi, i glicidi, i glupidi, i lipidi, avevi finito tutto. Eri ancora in piedi, viene la sorella e ti dice, ok pastore, a parte tutto quello che hai detto prima, no. Io vedevo la barca, dice, io volevo stare in barca stamani, la barca mi diceva, te l'avevo detto, vieni con me, a parte, sì, bella, ma a parte quello, io ho un problema, ma la risposta al tuo problema è in quello che ho predicato prima, non nella preghiera, non nella preghiera, avete mai visto? Lo facciamo, lo faremo e lo facciamo, non è che non lo facciamo, ma avete mai visto Paolo fare la fila della preghiera? No, sai perché? Perché quando ascoltavano il Vangelo, le persone che credevano vedevano manifestarsi il potere di Dio. Lì dove tu ascolti, il Vangelo edifica la tua fede. E basta una parola a quel momento, sei guarito. Cosa gli ha detto Paolo? Alzati in piedi, finito. Perché non è la preghiera la potenza di Dio. La preghiera è uno strumento per accedere, ma la potenza di Dio è il Vangelo. Esso è potenza di Dio per la salvezza, soteria, vuol dire liberazione, completamento, salvezza, guarigione, provvigione, completezza. Questo vuol dire soteria, non solo salvezza. Per chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso è rivelata la giustizia di Dio, non la nostra. Ma io non mi vedo giusto. Buongiorno, altrimenti avrebbe detto è rivelata la tua giustizia, è rivelata la sua giustizia. Ora immagina, Dio ti dà un bancomat, non gli inizi di leggere. Dio ti dà un bancomat no limit e ti dice usalo quando vuoi. Chi è che lo usa? Tu. Ma di chi è? Su. Ma non è tuo, è suo. Così è la giustizia, è sua, ma te l'ha regalata. Usala. Sono giusto, ho bisogno di guarigione, sono stato perdonato e come lui ha perdonato tutti i miei peccati, lui guarisce tutte le mie malattie. Questa è la preghiera di qualcuno che ha creduto nel Vangelo. A te ti è rivelata da fede a fede. Mi siete mai chiesti perché da fede a fede? Perché ci sono alcuni sventurati, perché non si possono chiamare in altro modo, io ero uno di quelli, che ti dicono, sei salvo per grazia, ma lo tieni per opere. Sei salvato per grazia, ma lo mantieni per le tue opere. Allora sarebbe da fede a opere. Invece è da fede a fede. Cioè, sei salvato la prima volta perché hai creduto e continuerai a essere benedetto perché continui a credere. E invece cosa facevano quelli che entravano alle chiese di Paolo? Riportavano le opere della legge. E così il Vangelo perde potenza. Capite? Dal momento che tu alteri il messaggio del Vangelo, non è più la dunamis di Dio. È come se la polvere da sparo venisse bagnata con l'acqua. Prova a accendere la luce dopo. Non c'è potenza. Come è scritto, il giusto per fede. Ok, qui il verbo è un futuro indicativo, che in greco ha un valore continuativo, vuol dire il giusto continuerà per tutta la vita a vivere per fede, cioè credi che sei giusto e ricevi, credi che sei giusto e fino all'ultimo dei tuoi giorni, non ritornare nella condanna e nelle opere. Vado a chiudere. Guardate qui che meraviglia, Romani 3, 23, 26. Tutti hanno peccati e sono privi della gloria di Dio, ma è bella la Bibbia, sapete perché? Perché ogni volta che ti dà la brutta notizia metti subito in mano. Invece l'uomo ti dà la brutta notizia e poi te la dà. Invece il Signore ti dice c'è un problema, ma ti do subito la soluzione. Quando l'uomo pecca, un capitolo dopo c'è già la promessa del Salvatore. Dio è un Dio che esorta e consola. È vero o no? Lo Spirito Santo lo riconosci perché anche se ti dice guarda, devi passare un momento duro, ma sappi che io ti libererò. Subito mette la parola buona. Se lascia solo il negativo non è lo Spirito Santo. Amen? Ma sono giustificati
gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, non in me e in te. La giustificazione non dipende dalle mie opere, dipende dalla sua opera. Ragazzi, è così chiaro. Un bambino lo capisce. Ma la religione ha talmente inquinato le nostre menti che ha creato delle fortezze e, boom, rimbalza. Io a volte predico e vedo i volti delle persone dove è calata la serranda, non c'è nessuno in casa. È come se il nemico mettesse un velo. Ed è drammatico, è talmente semplice, ma la religione ci ha contaminato continuamente. Noi siamo cresciuti in un contesto di opere. Vai a fare il pellegrinaggio, vai dal santo, vai dal pastore, vai dall'apostolo, vai sotto quella croce, dalla Madonna che piange, dalla Madonna che ride, e poi vai dal santino, dal santone, dal madonnino, dal madonnone, e poi vai dall'apostolo, e poi vai dal pastore. È tutta un'opera, è tutto un percorso dove non arrivi mai. È tutto rimandato nel futuro, ma sei sempre in viaggio, pellegrino. Oh, Cristo ha finito l'opera 2000 anni fa. Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, che è parola strana. Sapete cosa vuol dire propiziatorio? Che rende Dio propizio a te. Forse non l'avete capito, ve lo spiego in più o meno. Che fa sì che Dio sia favorevole a te. Ora, è chiaro? Il sacrificio di Cristo ti rende raccomandato presso Dio. Ora ancora più chiaro. Questa è italiana, ma è italiana. Parla di raccomandati, gli italiani capiscono subito. Ok, se il sacrificio di Cristo ti rende amico degli amici, dicono dalle vostre parti, vero? Amico degli amici. Mediante la fede, non le opere, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare non la tua, ma la sua giustizia. Io oggi ho su di me un vestito bianco, pulito come te, che si chiama giustizia, lino puro. Sapete perché i sacerdoti si vestivano di lino? A me servirebbe ora. Perché il lino non fa sudare. Il lino tiene caldo d'inverno e fresco d'estate. Perché non dovevano sudare? Perché il Signore voleva insegnare a vivere nel riposo. Bellissimo. Ecco perché il vestito di lino. Non ci doveva essere sudore, fatica, travaglio. Vivere nel riposo. Quando Paolo e Barnaba entrano in sinagoga, cosa fanno? Vivere nel riposo, seduti. Signore, hai finito il lavoro per me? Io sono giusto, non c'è da fare altro, mi rimane una cosa sola: lodarti e credere ogni giorno che tu farai qualcosa di bello per la mia vita. Amen. Wow. Ma così è troppo facile, lo so, il diavolo lo dice. Avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, attenti che qui ora è tremendo, al tempo della sua divina pazienza, Dio è infinitamente pazienza. Io sento che Dio ha perso la pazienza con me. Che? Mica un professore di lettere. E per dimostrare la sua giustizia. E molti la leggono così: mi punirà. Perché noi nel mondo, quando pensiamo alla giustizia, pensiamo alla polizia, pensiamo al carcere, pensiamo a un tribunale, vero o no? Guarda invece cos'è la giustizia di Dio: affinché egli sia giusto e giusto. Quando un alunno a scuola non viene a lezione, la mattina dopo il professore dice: ehi, canarino, ieri eri assente, non puoi entrare a scuola. Hai bisogno di che cosa? Giustificazione. Altrimenti in classe non è. Lui viene e dice: ma io ho la giustificazione di papà, allora puoi entrare. Questo è essere giustificato. E dottore, è un peccatore. Sì, però io ho la ricevuta della risurrezione di Gesù Cristo. Ah, ok, allora sei giusto, puoi entrare. Questo è. Ecco perché la Bibbia dice: avvicinatevi con audacia al trono della grazia, avete la porta spalancata. Il diavolo, da buon legalista, ti convince e non è troppo facile. Devi passare, devi fare, devi aspettare, devi digiunare, devi piangere, pregare, sangue, lacrime.
Se è volontà di Dio. In cosa è giusto Dio? Nel giustificare chi ha fede in Gesù. Sai quando arriva il fratello con la Bibbia sotto il braccio? Sì, Dio è buono, ma è anche giusto. Esatto. E in cosa è giusto Dio? Romani 3,26, nel rendere giusto chi ha fede in Gesù. Ragazzi, dal momento che hai creduto in Gesù, sei giusto. Amen. Amen. Sono finiti i pellegrinaggi, è finito tutto. Ma allora non devo digiunare? Io a volte digiuno, ma perché digiuno? Non perché così mi attiro il favore di Dio, perché quello è il sacrificio di Cristo che me l'ha attirato. Ma perché essendo più leggero, mangiando meno fagioli con le cotiche, se devo fare una conferenza sono più leggero e riesco a sentire meglio la voce dello Spirito. Ma non è che se Dio mi vede soffrire un po'. Cioè, quanto hai digiunato? 5 giorni, fa 8. Quando ti vedrò soffrire abbastanza, devi soffrire un po' di più, devi pregare un po' di più, sorella. Ma no. No, e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quanti hanno fede in Gesù? Amen. Sei grandemente raccomandato verso il trono della grazia. Wow. Guardate la giustizia cosa fa. Guardate perché l'uomo è così bombardato dal diavolo per non capire la giustizia. Lo sapete, io facevo la scuola biblica su 3 anni alla mia comunità. Tutto il primo anno era su quello. Alla fine del primo anno, che durava da settembre a giugno, ebbi la malaugurata idea di fare una domanda. Non me lo dimenticherò mai più. Dopo un anno a parlare di giustizia per fede, feci la domanda. Allora, esame di fine anno. Per andare in paradiso, cosa serve? E un fratello, bisogna comportarsi bene. E avevo tutti gli altri fratelli che pregavano per me, Signore, te lo spero. No, 9 mesi, come un parto. Ma perché? Perché il nemico bombarda la nostra mente perché non entri in questo. Perché non deve entrare? Guarda perché. Tu sarai stabilita fermamente nella giustizia. Guardate cosa fa la giustizia di Dio. Sarai lontana dall'oppressione. Vi sentite mai oppressi? Perché io ho passato la pressione. Sai quando senti? Che ti senti schiacciare? Quando tu sei stabilito e hai fede e hai rivelazione che sei nella giustizia, sarai lontana dall'oppressione. E quando un fratello è oppresso, noi cosa facciamo? Preghiamo per lui. Ma non dice questo. Biblicamente noi dovremmo andare a dire, ok, facciamo un ripassino sulla giustizia. Tu sei giusto, ripetilo con me. Io sono, i tuoi peccati sono stati perdonati, i miei peccati sono stati perdonati. Quello allenta l'oppressione. 2, non avrai niente da, se sei la giustizia di Dio, nessun male ti colpirà. Perché? Perché il male colpisce gli empi, ma non il giusto. L'angelo del Signore si accampa, ripetetelo con me. L'angelo del Signore si accampa. Finiscila? Attorno a quelli che lo temono. E sapete, temere nella traduzione in greco cosa diventa? Verso quelli che lo adorano. I giusti hanno angeli intorno a loro. I giusti sono protetti, ci sono un sacco di promesse nella Bibbia per i giusti. Non starai lontano dalla rovina perché non si accosterà a te. Quello che devo fare io cos'è? Crederlo. Sapete quante volte il nemico viene a dire, e se succede qualcosa a tuo figlio? Lo fa mai con voi? E se il diavolo fa tuo figlio quello che ha fatto Giobbe? Che cosa devi fare? Devi alzare lo scudo della fede. A me non accadrà, perché io sono giusto e la Bibbia dichiara che la rovina non si accosterà a me per la giustizia di Dio che è in me, per il sacrificio di Cristo. Ecco il potere del Vangelo. Chiudo con un esempio e preghiamo. Guardate questo. Daniele, l'ho letto ieri o ieri l'altro, non mi ricordo, a Napoli, viene gettato nella fossa del leone. Ognuno di noi passa un periodo in cui o è nella fornace, o è in mezzo alle grandi acque, o è nella fossa del leone, è vero o no? Ognuno di noi.
E cosa diciamo? Ma io credevo che accettando Gesù, no, accettando Gesù è l'inizio della fossa dei leoni. La mattina il re Dario si alzò molto presto, appena fu giorno si recò in fretta alla fossa dei leoni. Ce l'aveva buttato la sera prima e immaginava di trovare tutte le ossicine sistemate. Guardate, quando fu vicino alla fossa chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo, oggi diremmo figlio del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Tradotto per noi: sei in un momento terribile della tua vita e qualcuno ti fa la domanda: Dio ti ha protetto e salvato da quella situazione? Guardate la risposta di Daniele. Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Wow. Wow. Starai lontana dalla rovina perché non si accosterà a te. Ma guardate, essi non mi hanno fatto alcun male. Immaginate, stare una notte con dei leoni feroci e il Signore che tiene chiuse le loro bocche come se fossero dei gattini. Quanti vogliono vedere perché? Leggetelo con me. Perché sono stato trovato innocente davanti a Lui. Vuol dire perché io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Non lo hanno sbranato perché Dio ha fatto un miracolo, perché il diavolo non può sbranare i giusti. Amen. Daniele era fermo nel riposo. Io lo so. Trovato innocente, attenti però, Non dice trovato innocente. Dice trovato innocente davanti a Lui. E qual è la differenza? Che in realtà noi ogni giorno ne combiniamo qualcuno. È vero o no? In parole, opere o missioni. Diceva così. Quindi qualche peccato lo facciamo, ma non davanti a Dio. Cioè, tu l'hai fatto, ma siccome la giustizia di Cristo è in te, agli occhi di Dio è come se non l'avessi fatto. E sai perché? Perché per il peccato che hai fatto oggi ha pagato Gesù 2000 anni fa. Ve lo voglio leggere nella lettera agli Efesini. Ascoltate. Efesini capitolo 1, sentite che meraviglia, ascoltate. Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti, non ci benedirà. Quando noi ci salutiamo è buono dire Dio ti benedica, ma se volessimo essere biblici sarebbe meglio dire Dio ti ha benedetto. Che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Attenti ora. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. Lui ci vede così. Per me Samuele è la creatura più bella di tutto il mondo. Mi dispiace per lui. Però ai miei occhi Samuele lo è oggettivamente, ma per me è la creatura più bella della terra, ma magari agli occhi vostri è la creatura più bella del vostro figlio. Domanda: Samuele oggettivamente è la creatura più bella della terra? Sì. Non ce la faccio a dirlo. Riesco a dirlo. Ok, oggettivamente no, forse è la seconda. Ma ai miei occhi è la creatura più bella della terra. Ma lo è davvero? No, magari qualcuno dice: lui è più bello ai tuoi occhi. Capite cosa vuol dire? Ai suoi occhi siamo puliti. Perché? Perché lui ci vede attraverso il lavoro finito di Cristo. Amen. Quindi il diavolo invece cosa ti dirà? Ma come fai a dire che sei giusto? Hai litigato con tua moglie stamattina. È vero, numero uno, Gesù aveva pagato per questo. Numero due, questo non toglie la giustizia da me, perché Dio
non mi vede in Adamo, mi vede in Cristo. E ai suoi occhi io sono pulito, come ai miei occhi Samuele è il bimbo più bello della terra. Lo capite? Ecco perché Daniele dice: sono stato trovato innocente davanti a lui. Ma domanda, secondo voi Daniele nella sua vita non è combinata alcuna? È un essere umano come me e te, ma agli occhi di Dio è innocente, perché figura della giustizia di Cristo. Oggi Dio ti vede giusto. Amen. Dio ti vede santo. Perché? Perché vede il lavoro finito di Cristo in te. Amen. Ecco perché noi siamo in Cristo. Questo vuol dire essere in Cristo. Siamo nascosti dentro Gesù. Quindi quando lui guarda noi, chi vede? Cristo. E sapete, questo vuol dire pregare nel nome di Gesù. Pregare nel nome di Gesù non vuol dire aggiungere nel nome di Gesù. Pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare in Cristo. Quando io prego, è Lui che prega. Quando io e te preghiamo, Dio Padre deve pregare Gesù. Ma capite che tesoro è il Vangelo? Se tu credi semplicemente in questo, vedrai miracoli nella tua vita. Perché questo non è ciò che io dico, questo è ciò che la